Ritorna dunque il nostro appuntamento consueto con i nostri ospiti. Abbiamo visto, abbiamo toccato in questi giorni molti argomenti, dalla musica allo spettacolo fino ad arrivare al mondo del giornalismo e della medicina. E oggi parleremo proprio di quest'ultima e lo faremo con un'altra categoria di persone sempre in prima linea durante questa emergenza. Stiamo parlando ovviamente dell'ordine dei farmacisti e ho avuto il piacere di intervistare il titolare della farmacia greca di Piazza Carlo III, Fabio Greca. E dunque Fabio, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Prima di tutto, una domanda che può sembrare banale, ma che è molto importante, credo, in questo momento. Come hai gestito questa emergenza, data anche da nuove disposizioni, nuovi ritmi? Soprattutto lo chiedo in qualità di titolare della tua farmacia. Ciao Sara, grazie, grazie per l'invito. Beh, di fatto il ruolo del farmacista non è cambiato perché siamo rimasti come prima, forse anche un po' più di prima, dispensatori di consigli, consigli nella correttezza dell'assunzione dei farmaci e di come assumerli, perché spesso c'è un fai da te che poi è deleterio rispetto a ciò che vogliono raggiungere in termini terapeutici. Per cui è cambiata più che altro la modalità perché ci siamo dovuti reinventare una sorta di gancio collaborativo diretto con lo studio medico, dovuto al fatto che molte persone, per timore, per paura di dover accedere allo studio medico, preferivano venire direttamente in farmacia, cosa che peraltro era stata anche stabilita dal legislatore, per cui c'è stato questo invio dei codici delle ricette da parte del medico al paziente e a sua volta dal paziente a noi. E abbiamo praticamente soddisfatto i bisogni dei clienti pazienti proprio con questa chiave informatica e abbiamo risolto il problema, ecco, quantomeno ai medici, anzi soprattutto ai medici, ecco, dell'accesso al loro studio. Quindi c'è stato, ecco, questo cambiamento sicuramente un po' più farraginoso nell'operatività, perché comunque ricevi i codici, valli a stampare, quindi si sono allungati un po', dilatati i tempi di consegna del farmaco, però siamo riusciti comunque a garantire il fabbisogno giornaliero e mensile appunto di questi farmaci. Anche diverse consegne a domicilio, per quanto potevamo, abbiamo messo a punto. Un cambiamento a nostre spese è stato quello, diciamo, più che altro fisico, perché a un certo punto, presi dall'emergenza e anche un po' dalla paura da parte nostra, perché ovviamente la paura ti ha preso, decidiamo di chiudere i battenti alla farmacia 2 giorni prima che ci fosse la possibilità di poterlo fare. Ne sono sincero, voglio dire, l'ho fatto, ho chiuso i battenti, abbiamo lavorato con lo sportello e lì è diventata un po' più pesante perché chiaramente c'era una distanza da dover percorrere dal banco allo sportello. Il locale è piuttosto grandicello, per cui fai 15 metri da andare, ascolta con tutte le difficoltà del caso, perché mascherina alla bocca da parte del cliente, da parte nostra, la comunicazione diventava difficile perché dovevi alzare la voce, non si capiva bene il prodotto, o magari il prodotto non lo conoscevano perfettamente perché gli era stato detto di prenderlo, per cui abbiamo posizionato un banchetto a ridosso dello sportello, un banchetto, un muletto di salvataggio, chiamiamolo così, per appunto fare delle ricerche rispetto al possibile farmaco o se ti chiedevano un prezzo. O una ricerca di un integratore, quindi c'è stato anche questo spostamento di postazione proprio a ridosso dell'ingresso a porte chiuse, però diciamo la fatica si è sentita perché fai 15 metri andare e 15 metri a tornare, poi qualche volta qualcuno si dimenticava un prodotto, te lo dicevo alla fine, quindi raddoppia anche 2 volte, 3 volte è successo per lo stesso cliente, moltiplicalo per 3, magari 15, quindi 15 metri andare, 15 a tornare sono 30, per 3 sono 90 metri a cliente, fallo per 12 ore, perché dalle 8 del mattino alle 20 della sera non stop, inizia a diventare un po' pesante anche a livello poi psicologico, non solo fisico. Quindi diciamo che non è tanto cambiata nei suoi contenuti, siamo rimasti quello che facciamo sempre, dispensatori di consigli, di correttezza nella somministrazione del farmaco,
però sicuramente questo tipo di consiglio è aumentato perché andando meno allo studio medico il cliente si è rivolto a noi in prima battuta per le piccole patologie chiaramente e fisicamente è cambiato perché abbiamo dovuto diciamo, allenare un po' di più l'udito e la vista perché non vedendo labiali non riuscendo a sentire esattamente quello che dicevano dall'altra parte del vetro, a fine giornata ti facciamo i conti con la stanchezza. Dicevi, ecco, come dicevi, farmacista anche come dispensatore di consigli. Mi verrebbe anche da fare un paragone anche con uno psicologo, no? Il farmacista spesso deve anche saper ascoltare il cliente. Ecco, hai visto, avete notato una sorta di paura negli occhi dei clienti in questo periodo? C'è qualcosa di diverso in coloro che vi sono di fronte? Farmacista, anche un po' psicologo, non vorrei che i psicologi se la prendessero, però beh, in realtà questo è un discorso che riguarda un po' tutti coloro che sono a contatto con un pubblico. Bisogna entrare un po' in empatia, no? Con chi hai di fronte, con chi ti interfacci, il tuo interlocutore. Però sicuramente abbiamo notato un paziente poco paziente, cioè, ma giustificato perché dai loro occhi si proprio traspariva questa paura, quest'ansia, questa forma di agitazione, non volevano attendere anche allo sportello, non ti dico addirittura i primi giorni, ancora quando si poteva entrare, ma anche dopo, anche allo sportello c'era gente che scalpitava, che ne so, quando noi ci allontanavamo, ci distanziavamo per andare a prendere il prodotto, magari facevano quei 3 metri all'indietro per andare sul marciapiede, non aspettare all'ingresso. Quindi è un paziente poco paziente, ma giustificato assolutamente da paura che si era generata, che in qualche modo ancora un po' c'è, rispetto chiaramente a tutto quello che si sa, si è sentito, di vero, no? Perché io mi riferisco anche a queste forme di aerosol che possono rimanere sospese. Se poco prima magari c'era qualcuno che tossiva o starnutiva a ridosso quasi della vetrata, ovvio che chi entra dopo può avere. Poteva succedere che magari non ce ne accorgiamo in quel caso perché giravi le spalle, andavi, ti facevi quei famosi 15 metri, non potevi sapere se starnutivo o meno. Lo potevo immaginare, ma non potevo neanche stare, non potevo neanche uscire ogni cliente diciamo, a disinfettare. Per cui diciamo che l'agitazione o comunque la distanza anche dalla vetrata avvertiva, ma comunque come definizione direi un paziente molto poco paziente. Con paziente, poco paziente. E veniamo poi a quello che è un argomento molto importante in questi giorni. Non si è fatto altro che parlare delle mascherine e del prezzo appunto stabilito a livello governativo. Quindi parliamo delle parole tramite il commissario Arcuri, tramite il presidente del Consiglio Conte, i quali hanno appunto fissato il prezzo di 0,50 centesimi al netto dell'IVA delle mascherine cosiddette chirurgiche. E tu stesso, così come tanti altri tuoi colleghi, vi siete comunque battuti riguardo questo punto perché appunto pare che gli esercenti fino a pochi mesi fa hanno pagato queste stesse mascherine più del prezzo di quanto dovevano essere vendute adesso. Ecco, poi si è saputo Federfarma, insomma, ha reagito e pare che la situazione si sia in qualche modo sistemata. Ad oggi, con l'inizio della fase 2, quindi l'inizio appunto della vendita di queste mascherine al prezzo di 50 centesimi al netto dell'IVA, ripetiamo, com'è la situazione e come la state gestendo? Ma sul discorso prezzo delle mascherine chirurgiche che ha imposto il governo nel nome del signor Arcuri, mi sono in qualche modo già espresso e ti posso soltanto dire che ad oggi sembra che la differenza tra il costo d'acquisto da noi sostenuto e il prezzo che il governo ha imposto delle mascherine chirurgiche a norma, quelle a norma, verrà preso, diciamo, in carico dallo Stato. Quindi di questo differenziale, così chiamato tecnicamente, ci verrà riconosciuto. Non conosco ancora ad oggi i dettagli, non ho avuto la calma di leggerli, però sembra che ci sia da parte loro un ristoro, così chiamato, così definito. Al di là del fatto, senza entrare in polemiche, che sarebbe stato magari un pochino più opportuno che il governo centrale si interfacciasse con le regioni o anche un po' con tutte, no? Con quello che sarebbe stato il prezzo medio di spese già sostenute, perché
Perché ci sono, non parlo di me, ma ci sono anche altre realtà che di acquisti, e non tanto per speculare, perché non c'è stato soltanto lo speculatore, ci sono stati anche tantissimi farmacisti, di farmacia, di parafarmacia, anche altri esercenti, quelli che potevano vendere in quel momento, che onestamente hanno comprato stando a un prezzo che era stato proposto, e pur di non far mancare, perché credimi che non c'è proprio nulla da guadagnarsi su queste mascherine, non ti porti a casa, ma non lo stipendio, ma non ti paghi forse neanche la bolletta della luce, pur di non farle mancare, abbiamo ceduto e le abbiamo acquistate. Quindi forse l'unica pecca è che c'è stato poco collante, sono proprio scollegati, diciamo, governo e regioni, o addirittura gli esercenti al dettaglio. Ecco Fabio, secondo me un'altra cosa veramente interessante è l'approfondimento che hai fatto circa proprio l'utilizzo delle mascherine chirurgiche, perché secondo appunto questo studio pare che queste ultime non servano alla media della popolazione, ma servano soltanto a chi è infetto, quindi a non trasmettere il virus a chi si ha di fronte. Quindi sarebbe una spesa quasi anche inutile, cioè meglio spendere qualcosa in più e prendere una FFP2, FFP3, così come ormai siamo tutti abituati a riconoscerle, piuttosto che quelle chirurgiche, anche se il prezzo comunque fissato è stato solo per quelle. Dunque, sì, le mascherine chirurgiche, lo dice la parola stesso, si utilizzano esattamente quando c'è un intervento chirurgico. Quando un chirurgo, appunto, procede a un intervento e per far sì che la sua carica virale, la sua carica batterica non arrivi ai tessuti evidentemente, aperti, indossandola protegge il paziente che sta subendo l'intervento. Detto questo, potrebbe essere sufficiente una chirurgica se tutta la popolazione errante, camminante, ovviamente la indossasse. Io ho qualche dubbio che, benché sia un obbligo, la riescano ad indossare tutti, o meglio, che tutti la riescano ad indossare correttamente. Perché io vedo, con i miei occhi, gente che se la mette sotto al naso, se la sposta quando parla, se la appoggia sulle orecchie. Quindi, ovviamente, il passaggio, dell'aerosol, di queste nuvolette di aerosol, ci saranno inevitabilmente. Oltretutto, noi siamo un popolo piuttosto passionale, quando parliamo ci facciamo prendere in maniera un po' animata da un discorso, è facile che queste nuvole vanno che una bellezza. Quindi, se questo se la sposta, la indossa male, parla in maniera animata, ovviamente io, pur indossandola questa mascherina chirurgica, non potrò essere protetto al 100%, ovviamente, subendo l'ingresso delle cariche virali e cariche batteriche. Perché? Perché rispetto a un respiratore FFP1, FFP2, FFP3 volendo, ovviamente, l'uso della mascherina facciale non filtra esattamente, o blocca, se vogliamo, le particelle più piccoline, quelle proprio piccolissime che nell'aria si possono formare. Oltre al fatto che, le chirurgiche non hanno la corretta adesione che avrebbe un respiratore FFP1, P2, P3, perché il respiratore, oltre al fatto che, ti filtra particelle molto piccole, addirittura ti chiude come un tappo, proprio come se avessi un tappo e non c'è passaggio laterale, aperture laterali. Per cui, se tutta la popolazione la portasse, allora tutti difendiamo gli altri e saremo in un range piuttosto sicuro e tranquillo. Ma nel momento in cui c'è soltanto qualcuno che la dimentica, se la toglie, se la sposta, in quel frangente tossisce, starnutisce oppure urla, parla in maniera animata, evidentemente lì il passaggio della nuvoletta aerosol c'è e mi arriva tranquillamente all'interno della mia mascherina, io che sono un indossatore di quella chirurgica. Beh, indossare invece i respiratori, avendo una chiusura ermetica a tappo, con un filtraggio ancora più potente, perché la FFP1 in entrata pare che abbia un filtraggio dell'80 e dispari per cento, la FFP2 parliamo del 90-95 e la FFP3 addirittura di un 97-98, sicuramente sono molto più sicuro. Se possiamo essere tutti più sicuri così, perché non mettere in campo una produzione più massiccia di questi respiratori, piuttosto che continuare a fare questo servizio parziale di tutela con le mascherine chirurgiche? Io questo mi domando. E credo che le tue parole siano state esaustive e sicuramente esplicative di quello appunto che era la mia domanda. E
Un'altra cosa riguarderebbe poi quella che è la validità delle mascherine stesse, ovvero negli ultimi giorni si è parlato molto, soprattutto quando sono state consegnate proprio le mascherine da parte della Regione Campania, appunto per quel che concerne la nostra terra, si è alzato un grande polverone riguardo la cosiddetta prova del fuoco, la prova dell'accendino, chiamiamola così. Pare appunto che molte delle mascherine consegnate non abbiano superato questa prova e quindi dinanzi alla mascherina il fuoco dell'accendino comunque si spegne soffiandoci attraverso. Cos'è che ci dice, che ci dà conferma del fatto che quella mascherina ci serva veramente a difenderci dal virus? Ci sono, perché possono essere messi in commercio, dei test qualitativi da superare. Riguarda sia le mascherine chirurgiche che i respiratori, tutti i tipi di respiratori. Ci sono poi delle autorizzazioni che per quanto riguardano le FFP2 e P3, forse anche P1, spettano all'INAIL. E questo invece non riguarda, questa autorizzazione non riguarda, almeno ad oggi, se non siano cambiate le cose, non riguardano le chirurgiche. Ho visto anch'io questo test di questo collega farmacista del Nord e ora non so se sia una procedura, diciamo, scientifica, però è molto pragmatica. Di fatto si vede che soffiando all'interno della mascherina il soffio, quindi l'aerosol, passa anche così piuttosto forte, che spegne, diciamo, la fiamma dell'accendino. Quindi sicuramente c'è qualche problema. Questo non lo so, magari questa domanda rimbalzala al presidente De Luca, che è un ottimo comunicatore. Già, mi fermo qua. Va benissimo, allora colgo il tuo consiglio e la slitto direttamente al governatore De Luca. E Fabio, tu sei farmacista, logicamente, ma anche uomo di scienza, appassionato appunto di quella che è la scienza, di quella che è la salute del cittadino. E mi chiedevo, qual è la tua idea del nostro futuro? Cioè, credi che il vaccino possa essere veramente l'unica nostra speranza per una sorta di rinascita? Qui il discorso è un pochino articolato. Intanto non è dietrologia, non è retorica, ma dobbiamo assolutamente iniziare a conviverci con questo virus, ma come d'altronde si convive con tantissimi altri virus e batteri giorno dopo giorno. Ovviamente questo è molto ostico perché non c'è ad oggi, o se c'è ancora non è stata ufficializzata, una terapia antivirale selettiva specifica che dovrebbe essere attuata ovviamente ai primissimi sintomi che si manifestano, perché se invece è già cavalcante ovviamente si rischia diciamo, un'ospedalizzazione. Quindi per evitare un'ospedalizzazione è chiaro che ci serve inevitabilmente una cura terapeutica anche domiciliare, soprattutto domiciliare, ai primi sintomi. Quindi parlo di antivirali fondamentalmente, antivirali specifici. Quindi abituarci a questa convivenza, sì, in attesa del vaccino. In attesa del vaccino, il vaccino lascia il tempo che trova, nel senso che molti virus subiscono mutazioni. Bisogna capire come verrà gestita, diciamo, la produzione del vaccino. Nel momento in cui io produco un vaccino che per questo questi ceppi, perché si sono viste già due o tre mutazioni da Wuhan, passando per la Germania, arrivando in Italia. Isolandoli e riuscendo a determinare un vaccino che possa immunizzare il nostro organismo sulla base di questi ceppi virali, ovviamente ci sentiamo tranquilli perché veniamo immunizzati. Poi uno parla, no, qualcuno poi mi parla di recidiva. No, è un po' difficile pensare che la scienza, che in alcuni casi, in alcuni casi, lo sottolineo, è infallibile, possa sbagliarsi sull'immunizzazione che un organismo, diciamo, genera. Più che altro si può ipotizzare che ci sia magari, se c'è una ricaduta, in realtà si deve leggere quella ricaduta come un contagio di una mutazione di quel ceppo virale, ma diverso. È una domanda molto difficile. Resto farmacista, non sono un virologo, un immunologo, un microbiologo, che sono, diciamo, i più deputati a rispondere a una domanda del genere. Però se mi devo riferire, diciamo, faccio riferimento a quelli che sono i vaccini tendenzialmente che si commercializzano, rispondono abbastanza bene. Parlo dei vaccini, quelli più tradizionali dell'influenza ordinaria.
stagionale. Generalmente l'organismo, diciamo, crea un'immunità, difficilmente la riprendi. Chi magari ha ricontratto un'influenza, probabilmente l'ha contratta con un altro ceppo, perché in realtà di virus ne girano migliaia e migliaia. E i vaccini, chiaramente, ricordiamo i trivalenti, i tetravalenti, ma non è che uno può fare i mille valenti i vaccini, quindi c'è una risposta immunitaria che garantirebbe ovviamente una non ricaduta. Ce lo auguriamo, a meno che questo non sia un virus così mutante che muta 3.000 volte. E quindi sì, il vaccino è sicuramente un ottimo traguardo che per far sì che la maggior parte della popolazione mondiale si immunizzi. Nel frattempo, poiché se tutto dovesse andare bene, parliamo comunque di altri 7-8 mesi prima che si possa, diciamo, diffondere la distribuzione. In questi 7-8 mesi dobbiamo comunque conviverci. E la convivenza è sicuramente con questi benedetti dispositivi di protezione, con le distanze, ma soprattutto con un'attenta igiene personale, voglio dire. Probabilmente questo ci farà anche da insegnamento per quella che sarà la semplice influenza stagionale ordinaria che arriverà poi l'anno prossimo. Probabilmente quando vedremo, usciremo il venerdì sera, che un locale pieno zeppo di gente, o comunque rispetto a quelle che saranno le nuove normative, è piuttosto pieno di persone, evitiamolo. Cerchiamo di lavarci un po' con un po' più di zelo, di attenzione alle mani rispetto a come lo facevamo prima. Voglio dire, mettiamo in pratica tutte quelle che poi sono le regole base di un buon vivere per se stessi e per gli altri, e probabilmente già eviteremo o limiteremo molto i contagi di quella che sarà l'influenza ordinaria stagionale dell'anno prossimo. Nel frattempo, per il coronavirus si spera che siano arrivati anche degli antivirali più specifici. Troppo presto, però noi veramente ci speriamo. Fabio, per salutarci e ringraziarti ancora per aver risposto alle mie domande, volevo concludere però con un messaggio positivo, un messaggio di speranza. Ecco, leggevo nei tuoi post ultimamente che hai avuto in farmacia un ospite a sorpresa, ti è venuto appunto a trovare in realtà per comprare le mascherine, il maestro Lello Esposito, una sorpresa, una vera e propria sorpresa per te, e hai anche detto di avere conservato sempre nella tua farmacia un vecchio ricordo, una sua opera che tu stesso hai definito un appiglio di fede e di speranza. E mi piacerebbe, se fosse possibile, salutarci proprio mostrandocela. Ah sì, l'amico Lello mi ha telefonato quel giorno, poiché era anche lui alla ricerca di dispositivi di protezione, anche di altri prodotti per acquistarli, quindi ne ha acquistati una discreta quantità. Oltretutto una persona molto generosa, mi ha detto che doveva anche omaggiarle a diverse persone più bisognose. E sì, qui con me, a casa con me, ho appunto San Gennaro di Lello Esposito. Questa fu un'opera che lui fece nel 2012, che poi mi ha anche dedicato dietro. Sono molto affezionato a questo dipinto. Un messaggio positivo è che lo supereremo, tutto questo lo supereremo. È chiaramente triste pensare come lo strascico e il numero di persone che ci hanno lasciato, sperando che non ce ne siano oltremodo ancora, e che veramente si riesca, la scienza e la ricerca riescano a fermarlo il più presto possibile. Io sono sicuro che ce la stiamo facendo, perché comunque quando qualcosa colpisce così violentemente la gente, le persone, veramente bisogna mettere tutte le forze possibili e immaginabili e inimmaginabili in campo per poter riuscire a frenarlo e poi a sconfiggerlo, cosa che sono convinto che da qui a qualche mese succederà. Un saluto a tutti e grazie ancora, ciao.